La mia esperienza nell'utilizzo delle Mater B è iniziata circa 13-14 anni fa. Lo utilizziamo principalmente su colture come zucchino, melanzana, cetriolo e peperone in serra e anche a pieno campo. Il vantaggio grande del Mater B è che non hai problema di smaltimento. Nella serra proprio dove siamo, sono 14 anni che tutti gli anni uso il prodotto, non abbiamo mai riscontrato dei residui di prodotto né fisico né biologico. Il costo per pacciamare un ettaro di terreno con le politine tradizionali o pacciamarlo col Mater B sono gli stessi. Non è cambiato niente sul punto di vista delle irrigazioni, perché comunque utilizziamo tutte alghe gocciolante. Il vantaggio è che se prima col nylon convenzionale dovevi togliere tutta la coltura, poi togliere tutto il nylon, poi togliere la manichetta, adesso no, adesso basta strappare con una leggera pressione, si solleva la manichetta, il Mater B si strappa e poi è pronto per fresare. Ho passato la mia esperienza anche ai miei colleghi e quindi piano piano altre aziende agricole del nostro gruppo stanno convertendo dal prodotto convenzionale al Mater B. Cercare di migliorare la qualità del lavoro è una parte fondamentale per lasciare alle nuove generazioni nuove tecniche più avanzate per il rispetto dell'ambiente sicuramente e comunque migliorare la qualità della vita in campagna. Nel ricercare le ragioni per le quali molte aziende agricole non sono passate ancora all'utilizzo del Mater B, non mi resta che chiudere con una vecchia battuta, che è più facile integrare un attimo che cancellare un pregiudizio.